è necessario costruire lo Stato di Brescia. Ma che bisogna rinvigorire quelle figure e valorizzare le figure che sono sul territorio, insieme alle forze dell'ordine, perché è ovvio che l'informazione che hanno le forze dell'ordine, i prefetti da soli non possono avere. E ovviamente rafforzare quelle strutture centrali che possono dare, e sotto il profilo della sicurezza, e sotto il profilo della conoscenza, dare un grande contributo al miglioramento della qualità della vita del nostro paese e soprattutto alla serena convivenza civile. Termino soltanto per i colleghi, con le pensioni che sono qui presenti, che ringrazio per essere qui e che vi ricordo tutti. Veramente con affetto, perché ognuno di loro, e lo dico a chi non è stato nella presentazione di tempo, né questori presenti, né questori Fiori, questori Danni, e che comunque chi fa questo lavoro fatto esclusivamente per interesse generale. Come ringrazio ovviamente il generale Roboballi, il comandante regionale provinciale, ma in quanto ringrazio loro, ringrazio i prefetti che sono presenti in quest'ora, ringrazio quelli che sono sul territorio, il generale dello Stato, che costituiscono tutti insieme l'ossatura di questo Stato. E guai che qualcuno tenti eliminare questa ossatura, perché lo ossatura di questo paese, che può ancora di morire. Ciao. E sono l'ossatura del nostro paese e che possono ancora far crescere questo paese. Ricordando un'ultima cosa, durante il terrorismo c'era grande paura, timore dappertutto. I prefetti, i questori e l'armi carabinieri tengono loro. Non arretrarono di un passo. Io non ero segretario del capo della polizia di Roma, posso dire che lo sforzo fu fatto anche all'epoca fu enorme. Nessuno si tirò indietro, nessuno ebbe paura di svolgere il proprio lavoro con una determinazione, ma soprattutto guardando sempre all'interesse che era nostra Costituzione. La nostra Costituzione è stata sempre per noi il punto di riferimento, come lo sarà sempre per tutti quegli anni che ci seguiranno, perché la formazione è nostra e questa. Il nostro punto di riferimento è la Costituzione, i pensieri del libro di Aldo Cristiano, che avremmo voluto forse tutti pensando noi per darci anche ancora una lezione non solo di vita, ma anche una lezione sulla nostra amministrazione, sulla sull'organizzazione statuale. Grazie all'attenzione. Canto il microfono, non sembra un problema. C'è anche la sobrietà nell'audio. Grazie Eccellenza, prefetto di Roma. Torno ai capisaldi del suo intervento, credo che si svilupperà un interessante dibattito puntando sostanzialmente su questa esigenza che lei ha sottolineato, nel momento in cui insomma c'è un disegno di legge costituzionale che muovendo le province mette anche un po' in serio pericolo i prefetti. Allora, è indissolubile rinvigorire la figura del presidente della provincia e rinvigorire la figura del prefetto. Vediamo il punto di vista del nostro prefetto, da poco prefetto della nostra città, che si è fatto apprezzare per la sua grande apertura, per la sua grande intelligenza. Do la parola a Sua Eccellenza, il prefetto di Chieti, dottor Rocco, Fulvio Rocco De Valenzi. Il prefetto, Aldo Cristiano, direttore generale, che era l'amministrazione.
amministrazione generale per fare le stesse male. Un mito di Santa. Poi con il tempo ho conosciuto un cristiano, non subito per la verità, perché sapete, era difficile così che tu la potesse colloquiare, conoscere un evento di questa importanza, con un cristiano di Venezia, con un messo in carica. E ricordo quando una volta in pensione, non una visita nel mio ufficio, al quarto piano del palazzo criminale, dove il palazzo del prefetto commissario è ancora per me un onore, una cosa veramente gratificante. Devo dire che anzi questi incontri continuavano, spesso mi veniva a trovare al mattino e mi raccontava tantissime di quelle cose che adesso non credo leggere su questo libro, nel quale che veramente trovo interessantissimo, riuscivo a leggere in maniera proprio scorrevole. Va proprio liscissimo, veramente bello. E devo dire che gli insegnamenti della tua cristiana sono una cosa che per tutti noi deve essere veramente da seguire fondamentalmente, quindi riuscivo a collegare l'aspetto istituzionale anche con quel pizzico di anticonformismo, che non può stare in un personaggio pubblico istituzionale, infatti questo notavo. Lui era una figura istituzionale, sì, però era una persona che riusciva a dire vada al fare a non essere uno yes man. Lui in molti casi ha rifiutato anche degli incarichi che gli offrono dei ministri, motivandoli per ragioni perché quell'incarico non lo rifiutava come sono alla propria persona. E infatti poi alla fine ha dato ragione, quindi veramente il Partito Cristiano è stato un personaggio da seguire e da aiutare tutti, no? Veramente un mito al quale veramente ricordo che piacere, sono felice e quindi una ragazza ancora per la realtà, quindi fa piacere vedere. Quindi veramente vi ringrazio, non voglio abusare della vostra pazienza, del povero pulito del Presidente per essere breve e lascio la parola agli altri oratori. E grazie per la grazie. Luciano D'Alfonso, che con la Fondazione Europa Prossima ha dato vita a questo nostro incontro con il patrocinio della provincia. Luciano. Io credo che ci sia una dimostrazione evidente della necessità e dell'opportunità di tenere questo incontro, e non solo per la quantità della partecipazione, ma soprattutto per la qualità di alcune esperienze che noi ritroviamo qui, quasi esperienze frontaliere rispetto a chi cerca di narrare, di riflettere, di ragionare su questa vicenda. Per davvero abbiamo ragione di essere soddisfatti. Un ringraziamento accorato, perché se questo appuntamento è riuscito è grazie alla qualità degli intervenuti, a dimostrazione del significato dell'appuntamento, della giustezza. Perché l'appuntamento si colloca come giusto? Perché questo testo era bene che venisse sottoposto all'attenzione di questa collettività, di questa comunità di competenze e di bravure? Perché noi viviamo un passaggio delicatissimo dello scenario internazionale, e se ne parla anche nel libro. Il prefetto Buoncristiano fotografa anche la complessità della vicenda internazionale, della questione del rapporto con la dimensione dell'Europa e di quale Europa dovesse essere oggetto di interlocuzione per lo Stato, per il livello anche delle regioni. A quel tempo, quando lui ragionava, regioni diciamo segnate da giovinezza. Quindi siamo in un frangente di delicatezza per le trasformazioni internazionali, siamo in un frangente di cambiamenti anche per la condizione, consentitemi, politica nazionale e statuale nazionale. Noi 10 anni fa abbiamo messo mano ad una riforma corposa dell'assetto statuale, che ha colpito, che ha segnato tutto il titolo quinto della nostra Carta Costituzionale. E perché dentro questo frangente è importante collocare il contributo non solo teorico di Buoncristiano? Perché questo libro sarebbe stato importante, ma non allo stesso modo importante, se lo avesse scritto Sabino Cassese, citato nel libro, o il professor Bonini, storico delle istituzioni politiche ed amministrative. Qual è il di più di questo libro nello scattare la fotografia che ha scattato Buoncristiano? Che lui all'opera ha rilevato le questioni, in opera, conducendo da
dall'inizio alla fine tutto il percorso di un civil servant. Io, se avessi dovuto spiegare ai miei tre figli, dei quali uno ha 13 anni e ha ragione di essere curioso anche su questi fatti, sentendo anche la televisione, avrei detto che un cristiano è uno che dall'inizio alla fine ha fatto tutto il percorso del servizio per lo Stato. E ha avuto in grande simpatia l'elaborazione teorica e l'operatività concreta. Il suo primo impiego professionale in prefettura fu un impiego che prediligeva il rapporto a sostegno del comune in difficoltà. C'era un comune sognato e segnato dalla vicenda del dolore della guerra, lui disse: sto bene qui, non voglio essere una fellowship del lavoro burocratico che non si capisce dove va a finire. Qual è la ragione per cui hanno titolo anche gli estranei all'amministrazione degli interni ad essere interessati e incuriositi? Io sono un estraneo, ma interessato a capire e a dare un contributo affinché si colga il lato gigantescamente civile di questo contributo. Buoncristiano non credeva, anzi era all'opposizione del riformismo per il riformismo. Riformare per riformare, ha detto un grande ministro della giustizia, scomparso qualche mese fa, Tinazzoni, è l'intento del diavolo. Cambiare per cambiare la vocazione del diavolo. Cambiare, innovare, avendo a mente ciò che deve essere il punto di arrivo, significa fare qualità della riforma. E lui se la prende con questo approccio rispetto al cambiamento riguardante l'arrivo delle regioni. Lui non era contro il regionalismo, era contro la sciatteria del regionalismo. Il fatto che si facesse un passo nel buio, nel vuoto, il fatto che quando si crea un'articolazione rinnovata dello Stato, siccome lo Stato è una cosa seria, c'è bisogno del personale, della competenza, dell'attrezzatura, dell'organizzazione, dello studio, della documentazione. L'organizzazione, la filiera, la catena di comando. Prima facevo una battuta scherzosa, ripetibile per tre quarti, al mio direttore generale dell'ANAS, il direttore Buoncristiano, che è figlio dell'autore e direttore dell'ANAS, e mi ha fatto capire la lettura di questo libro perché l'ANAS ha conosciuto la terza fase funzionante della sua vita. Facevo una battuta scherzosa di questo tipo: se ci fosse stato presente il direttore Buoncristiano padre, non sarebbe accaduto un fatto che è accaduto all'inizio di questo convegno. Non posso riferire qual è il fatto. Lui teneva molto alla catena di comando, non alla catena dei troni vuoti, tant'è che se la prendeva con la superfetazione dei ruoli, se la prendeva con ciò che aggiungeva, postazioni, senza che poi quelle postazioni avessero un'effettiva attività lavorativa. Qual è un'altra sottolineatura che secondo me è importante mettere in evidenza? Ogni volta che c'era uno snodo o un nodo, secondo lui andava tematizzata la questione. E tematizzare, problematizzare, significava insediare un gruppo di lavoro che a tempo stabilito doveva indicare la via di uscita. E quante volte lui ha scritto, perché ha vissuto, si è detto e ha detto, che non si stava affrontando nel giusto modo il grande cambiamento che riguardava l'Italia in quei decenni. La vicenda del 68, guardate che il 68 non è un anno neutro, o è un anno solo ricordabile per la litigiosità tra i giovani, o per il reclamo dei giovani, è l'anno in cui finisce una certa stabilità della politica e inizia un certo disordine per l'assetto della stabilità della politica. E lui si pone su questo il tema: che sta facendo questo grande giacimento di bravura che è il Ministero degli Interni? Come utilizza il suo insediamento, la sua pervasività organizzativa? Sta usando questo ben di Dio dell'organizzazione? Lui era molto perplesso. E la perplessità non si trasformava nella produzione di pozzanghere contro chi era il ministro, o nel vociare presso i caffè, come a volte accade in tutte le articolazioni dello Stato. Lui metteva per iscritto relazioni compiute, con l'inizio e con la fine, in maniera tale che anche il problema delle
se in quella relazione la via è riuscita, un atteggiamento positivo, un atteggiamento collaborativo, convergente, anche quando c'era il distinguo della lettura del fatto. Straordinario quello che lui scrive e dice e sostiene circa l'inutilità di quella figura dei commissari di governo, che erano, dico ai giovani presenti qui o a quelli che sono estranei a questa bella tradizione di lavoro del Ministero degli Interni, i commissari di governo erano i prefetti della regione, o dovevano essere i prefetti della regione, lo snodo sul territorio più ampio dello sguardo vigile e produttivo del Ministero degli Interni. Ma perché non funzionò? Eppure il nome, il cognome, la qualifica c'era, perché mancarono le direttive. Questo rapporto di andirivieni centro-periferia. Il direttore Concristiano cita Cassese, cita Giannini, e si vedeva che aveva anche la dimensione dell'approfondimento teorico. Vedete, il rapporto centro-periferia è una grande questione della scienza e della politica. Gianfranco Miglio a Milano, la Cattolica di Milano, ha affrontato da più angolazioni come si struttura lo Stato nuovo, tematizzando proprio il rapporto centro-periferia, e Buon Cristiano affronta il rapporto centro-periferia. E secondo lui questo rapporto si coltiva con successo se al centro si sa ciò che accade in periferia. E la periferia non è il luogo marginale, la periferia è il luogo della vita della comunità, è la lettura di Derrida. Il Derrida del Censis, che per Buon Cristiano va sentito attraverso le relazioni. Quando lui dice che la direttiva del Ministero degli Interni deve essere carne viva per capire ciò che accade nel suolo del territorio, lui dice: sentiamo le banche, sentiamo gli industriali, qui è presente gli industriali alla provincia di Chieti, sentiamo le accademie, cerchiamo di capire che dicono i giovani, sentiamo il Censis per capire come si modifica anche l'aspettativa di vita, lo stile di vita. Insomma, era la visione di uno Stato che per davvero teneva ad accompagnare le evoluzioni della società. Perché lui aveva da conto in mente che la società non era segnata da fissità, da fermezza, da stanchezza, ma la società era una realtà viva in cammino, e in cammino anche con le aspettative, le pretese e le attese. Io ho un'altra annotazione voglio fare e mi avvio alle conclusioni di questo mio video. Che cos'è che lui rinveniva come necessario da fare? Lui rinveniva come necessario da fare, diciamo, la costruzione di un meccanismo che difendesse il prestigio, la serietà, la qualità, l'intoccabilità della dimensione di lavoro del prefetto e di ciò che era la vicinanza lavorativa al prefetto. È straordinario quando lui fa la riflessione su che cos'è l'alta amministrazione, e dell'alta amministrazione lui ragiona, scrive chiaramente: a mio avviso è necessario insediare in tutte le amministrazioni complesse dello Stato un punto univoco, che lui dice prima di Cassese, ministro della funzione pubblica, e qui abbiamo una persona che ha aiutato Cassese a fare bene il ministro della funzione pubblica, io lo so perché è venuto a dire a Pescara quando io invitai il presidente della provincia, Luciano Mauriello, per tanti anni chiamato dagli interni della funzione pubblica come credo capo del servizio ispettivo o giù di lì. Bene, Buon Cristiano si pone lui per primo la questione del segretariato generale, avendo lui recuperato dalla storia italiana questa straordinaria performance di funzionalità dei segretari generali nel periodo giolittiano. Lui dice: per le amministrazioni complesse serve una figura che sta in alto rispetto ai direttori generali, che lui preferiva chiamare dirigenti generali, perché di direttore generale ci deve essere uno o due o tre, il segretariato generale. E si poneva il tema di chi dovesse affiancare il lavoro complesso del ministro. Il segretario generale sì, il capo di gabinetto no, perché non conosce la vita reale del paese, tendenzialmente vinto dalla propensione del magistrato, che magari sa di diritto, ma non conosce la vita reale dell'evoluzione reale della società. Io credo che sia straordinario, guardate, e concludo davvero, io sono un appassionato della potenziale funzionalità delle regioni, conosco una sola regione che in Italia ha funzionato, la Lombardia. Poi ci sono delle regioni fortunate perché il Signore le ha dipinte fortunate, per esempio la Lucania, fotografata.
era una regione dipinta da San Luca e dalla moglie di Zeus, che ci aveva la costa dell'entroterra, però diceva con Cristiano: non c'è la funzione della classe dirigente che liberi quelle potenzialità. E Lombardia, una perfetta regione con la R maiuscola, ha saputo aiutare una grande regione con la R minuscola. E perché lì ha funzionato? Perché nel 1972 lì si insedia la figura del segretario generale della regione. E lo insedia Piero Bassetti, ponendosi lui in contemporanea con le riflessioni di Boncristiano il tema della univocità dell'attività amministrativa. Insomma, ci deve essere chi dà la decisione, la direttiva, l'indirizzo realizzativo. Questo mi convince molto e mi piacerebbe molto che in Italia partisse una discussione sul che cosa deve essere fatto nelle regioni per evitare che siano soltanto centri di produzione e di spesa. Concludo ringraziando chi ha accettato di dare lustro a questo appuntamento: il prefetto di Roma, che io ho conosciuto in una vicenda lavorativa affidatami dal direttore Boncristiano, è diventato mio quotidiano interlocutore per quella vicenda e poi è nata una cordialità che io mi auguro di poter coltivare in maniera crescente. Voglio ringraziare il presidente Bruno, che con una grande generosità, sapendo che questo non è il suo collegio e che questa non è l'aula della Camera dei Deputati, per davvero grazie all'avvocato Bruno, presidente della Commissione Affari Costituzionali. Un grande grazie a Franco Massi, che rappresenta quella società di mezzo che viene studiata al CNEL e che interessava al direttore Boncristiano, perché Boncristiano aveva da conto in mente tre livelli: lo Stato, le autonomie, le istituzioni territoriali e la società di mezzo, la comunità, che va conosciuta, che va sindacata, indagata. Il controllo della società non è fatta soltanto dalla bravura dei carabinieri, e ci metto un punto e virgola a carabinieri, ma è fatta dalla bravura dei carabinieri, dalla bravura delle forze dell'ordine, ma è fatta anche dall'intercettazione dei segni vitali della comunità. Il CNEL avrebbe avuto la simpatia del prefetto Boncristiano, che il punto di vista di Franco Massi sarà utile e intelligente. Voglio ringraziare i due senatori che non sono riusciti ad essere presenti, ma credo che lo saranno con lo spirito, o qualcuno di cui verrà, penso Giovanni Legnini, che riuscirà a venire. E naturalmente un grande grazie a Boncristiano, al figlio e alla figlia, Boncristiano Piero e Paola, ai tanti amici che sono venuti, perché io ho capito come mai l'ANAS sta conoscendo questa terza fase della sua vita, perché si è scommesso sulle opere da farsi all'esterno sul territorio, ma anche sull'organizzazione interna. E questa persona che io ho alla mia sinistra ha segnato una grande evoluzione positiva all'interno di questo importante ente strumentale, che ha fatto sì che nel 50 l'Italia si iscrivesse al campionato europeo della competizione tra le nazioni che volevano esserci e contare. Grazie a tutti quanti voi. Questa capacità
di ammirare qui l'Abruzzo nella sua terra, e la mia terra per l'Italia, sono metà francese e metà, e di ammirare qui le idee, di ammirare qui i contributi, di ammirare qui le persone che poi riescono a incidere più o meno di voi sulle scelte dello Stato. Penso che questa è una buona capacità che vada in giro di mentalità. Fatta questa domanda premessa, io ringrazio ovviamente gli organizzatori del convegno, ringrazio per l'invito e devo dire che io sono un magistrato della Corte dei Conti, quindi sono stato contattato dal mio collega, il presidente Martino Corella, che è il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Abruzzo, il quale ci teneva pubblicamente a portare il suo saluto a tutto l'uditorio, scusandosi per l'assenza, per degli impegni aveva di lavoro a Roma, e augurando la migliore riuscita del convegno, ma mi pare che sia una presa di giorno. Io non conoscevo il prefetto Bo Cristiano, non ho avuto l'onore o la fortuna di conoscerlo, però mi sono detto questo libro. Questo libro, secondo me, è un inno alla tecnocrazia, un inno alla tecnocrazia. Questo libro è un inno a quell'ossatura dello Stato di cui parlavo qualcuno poco fa, è un inno a quella classe di persone che ogni giorno, quotidianamente, dialoga con chi decide, cercando non di condizionare le scelte, ma di indirizzarle verso le cose più giuste. La tecnocrazia è fatta innanzitutto dai preventi, ve lo dice umile perché nobile, è fatta innanzitutto dai preventi perché i preventi respirano il senso dello Stato fin dal giorno prima del concorso. È fatta dirigenti dello Stato, dirigenti regionali e locali, è fatta da professori, docenti universitari e fatta in prima parte anche da magistrati. Su questo permettetemi una piccolissima divagazione campanilistica, chiedo scusa che anticipo di questo. Anche nel libro, quando il prefetto Bo Cristiano racconta delle vicende della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qui in aula c'è una persona che lavora, deve essere il Consiglio dei Ministri, può essere il Simone Diretto, il prefetto Bo Cristiano in qualche modo lascia intendere che questi magistrati sono quasi gli intrusi del soggetto alla presenza del Consiglio. Beh, io vi posso garantire che da quel mondo del dire, che è la magistratura italiana, provengono anche gli uomini del fare, non sono tanti, è vero, ma quei pochi uomini del fare che vengono un po' per dire, a volte un piccolo accordo l'anno. Fermo restando però che obiettivamente, lo riconosco, i veri portatori di questa statura sono i preventi. Questa classe tecnocratica è quella che prima che si accendano i riflettori sugli eventi politici, sulle grandi scelte che poi vediamo al telegiornale o che condizionano la vita della nostra Repubblica, stanno lì 3-4 ore prima, magari stanno lì da 2 giorni prima a discutere, a fronteggiarsi con i loro modi per cercare una difficile intesa, un difficile punto di incontro che poi porti finalmente a questo atto solenne che viene celebrato sotto i riflettori. I tecnocrati sono quelli che quando si spengono le luci del Consiglio dei Ministri poi magari vanno lì a scrivere il decreto legge e a cercare di far quadrare i conti, perché altrimenti poi il capo dello Stato giustamente non firma il decreto legge. I tecnocrati sono quelli che se la riunione inizia alle 9 partono da casa alle 6 di mattina, perché magari devono andare con la macchina loro e non c'è un posto per parcheggiare, lo dicevano di da loro. O sono quelli che a volte alle 11 di sera finiscono a lavorare e dice porca miseria, come faccio, poi vedo che è chiuso a tornare a casa. Questi sono i tecnocrati.
Io 40 anni fa, ero un bambino, sentivo mio padre, che sentiva nel giornale, e con i suoi amici, con i parenti, faceva certi commenti, certe notizie, sentiva nel giornale. Magari indirizzando verso la classe politica dei giudizi non propositivi. Poi sono cresciuto, ho fatto studi classici e quando mi appassionavo la filosofia, piuttosto la storia, mi hanno insegnato che nell'antica Grecia i politici erano i più saggi, più bravi, più colti, generalmente più anziani, erano i migliori a cui la società decide di affidare, la polis decide di affidare i suoi soldi. Tu sei migliore, dici dove dobbiamo andare e dacci una scelta per campare meglio. Poi mi sono fatto vecchio, la sera quando torno verso casa mi fermo al bar a comprare il latte per i tre figli, quello che è più di lui, e a volte mi fermo di giù a sentire persone al bar, io durante il giorno ho contatti con gli opinion leaders, con gli opinion makers. La sera a queste persone, magari 40 anni fa, erano quelli che avevano i soldi per andare a comprare le sigarette e poi cercavano le 10 lire di maggio per comprarmi le gomme. Adesso questi sono ottantenni, settantenni. Chiedo a loro cosa pensano delle cose e noto un grande dispiacere che non siano per molto i giudizi di 40 anni fa. Mi è capitato questa riflessione che ho fatto poc'anzi, fatta qualche giorno fa con alcune persone a Palazzo Chigi, e dicevo che forse la soluzione di questo potrebbe essere il senso dello Stato, il recupero del senso dello Stato. E queste persone, politici in alto, che tu non conosci bene, mi chiedevano: ma tu come definiresti il senso dello Stato? E io ho risposto molto banalmente, non sono capace di fare ragionamenti molto utili. Il senso dello Stato significa crederci in quello che si fa. Farlo per il semplice gusto di farlo, perché è giusto farlo. Non perché c'è un interesse, non perché c'è un ritorno, non perché c'è un consenso da coltivare, ma semplicemente perché è giusto farlo. Al cittadino, all'impresa che chiede qualcosa, posso dargli questo qualcosa semplicemente perché gli spetta, anche se magari poi da quel cittadino o da quell'impresa non ricavo assolutamente nulla. Questo per me, cresciuto nel mondo militare per 16 anni, in magistratura per 15 anni, questo per me è il senso dello Stato. Due dei miei interlocutori hanno condiviso, uno no, ovviamente questo è l'idea. Qui però, questo libro, secondo me, in questo libro, raccontando un po' la sua vita, il prefetto Paul Cristiano mi ha fatto ripensare al senso dello Stato. Mi ha fatto pensare a quanta gente ci crede in quello che fa. Lo fa per 40 anni, per 50 anni, poi alla fine di questi 40 anni, 50 anni di lavoro, c'è ancora casa in affitto, o se no se ne compra da una. E va in giro con una macchina normalissima. E le vacanze continuano a farsi, le vacanze non si vengono. Questo è il senso dello Stato. Non lo so se questa va facendo di mani. Sono convinto di una cosa, questa è una piccola e una mia idea. Tutti quanti mi dicono, gente sicuramente stata di me, che ci stiamo proprio in quanto a un periodo nuovo per l'Italia. Qualcuno ci ha toccato il fondo, ci ha fatto rimbalzare, qualcuno dice ancora dobbiamo scendere più in basso. Io questo non lo so come fare. Però mi fa di capire la giudizia abbastanza autogenica che stiamo affrontando un nuovo momento per l'Italia. In questo nuovo momento per l'Italia ci sarà ancora una classe tecnocratica a supporto della classe politica, ci sarà una classe politica in parte vecchia, in parte nuova, che dovrà affrontare certe scelte. L'augurio mio è che la classe tecnocratica, la classe politica, sia quella vecchia sia quella nuova, possa trovare un paio di sere di esercizi. Secondo me, se leggo questo libro, recupero buona parte del senso dello Stato e forse riusciamo a ricostruire questo Stato. Questo è lo spirito. Grazie.
vogliamo che questa politica torni ad avere il suo primato, affidiamo la tecnocrazia, la transizione, la speranza che ci traghetti verso l'Italia migliore, più forte, che funzioni meglio. E, però insomma devo dire anche che ha descritto con dovizia di particolari la figura di Aldo Bonchristiano. Ovviamente affidiamo a suo figlio, il dottor Pietro Bonchristiano, anche il racconto di Bonchristiano padre, di Bonchristiano servitore dello Stato. Lo hanno descritto un mito, un funzionario di grande valore, un tecnocrate incredibilmente forte in grado di farci rileggere un po' la storia di questo paese. Io aggiungo che leggendo i 30 capitoli di questo libro viene fuori la microstoria dell'Italia dietro le quinte, che ci fa capire, ci fa completare un po' una comprensione della storia del nostro paese, ed è importante veramente leggerlo, perché lo Stato dietro le quinte forse è uno Stato anche più vero, uno Stato anche che si racconta meglio. Dottor Bonchristiano. Buonasera a tutti. Io ovviamente apro con un ringraziamento particolare all'onore di casa e a tutti quelli, gli ex colleghi, Bruno, che hanno voluto testimoniare oggi con la loro presenza, tutto Pazzo, forse tutti, senza citarli un numero uno, ma l'attenzione a questo scritto di mio padre, ma in particolare direi alla vita che lui ha dedicato all'amministrazione dello Stato. Per quello che riguarda il libro, un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere all'editore, editare un libro che apparentemente per gli addetti ai lavori si parla di un uomo che ha lavorato nello Stato, si rivolge a chi ha fatto questo mestiere, invece questo libro è uscito e sta uscendo anche a distanza di tempo da questa, diciamo, gabbia un po' riservata a tutte le persone che lavorano dentro l'amministrazione, perché c'è un messaggio che dovrebbe essere ascoltato con un attimo di attenzione. Io non voglio ovviamente ripetere le cose che sono state dette né appesantire questa occasione. Due sono i fatti, uno in particolare perché riguarda un po' anche la mia di vita da uomo d'azienda. Io ho sempre lavorato in aziende pubbliche, ho cominciato, ahimè, molto prima del dottor Massa, quindi i 40 anni l'ho superato lavorando, ho cominciato quando non c'era lo studio di lavoratori, quindi insomma epoche archeologiche, insomma, però ancora sono qua e ancora lavoro, poi qualcuno mi dirà se ancora do un contributo o no. Ma c'è un articolo che papà ha scritto pochi mesi prima di lasciarci, alla metà del 2005, che riguarda una questione relativa al mondo delle infrastrutture. Qui ci sono tanti colleghi, amici, persone che operano in questo settore e possono percepire immediatamente la straordinaria attualità. Ora intanto inizia dicendo, chi legge l'articolo 5 del capo 3 del decreto legge sullo sviluppo, fermiamoci, sembra scritto stamattina, il decreto dello sviluppo ancora oggi, dopo 6 anni, ci stiamo a interrogare che cos'è, che cosa gli ho messo dentro, a che serve, cosa. Questo l'ha scritto 6 anni fa, quindi pensiamo un po'. Deve fare uno sforzo eccezionale di memoria e di ricerca di leggi, regolamenti e delibere elencati dall'articolo stesso per chiarire che cosa vuole il legislatore. Quindi la prima cosa è la mancanza di chiarezza di legifera che non fa comprendere a chi legge, a chi deve quindi impadronirsi di questo strumento, di che cosa si sta parlando. Nell'articolo si parla dei commissari straordinari che vengono nominati per ciascun intervento infrastrutturale, strategico e urgente. Allora, il sistema adottato, diceva, rientra nel costume politico italiano che crea strutture, sovrastrutture, con
commissariati e altre diavolerie definisce, trascurando che l'amministrazione è governata bene quando è organizzata in modo da fronteggiare ogni evenienza senza dovere di volta in volta cambiare il sistema di lavoro. Quindi questa ricerca di superare lo Stato attraverso una nuova norma, un nuovo strumento, non fa altro che peggiorare e incarbugliare la vita di tutti noi. Quindi questa era un'analisi, ovviamente, credo che si possa dire lucidissima, di un meccanismo che ci ha portato. Poi fa ovviamente un salto indietro di qualche decennio, per dire solo della storia, e da ricordare che quando l'onorevole De Gasperi assunse la carica di Presidente del Consiglio, si presentò da solo al Quirinale, senza consiglieri politici o esperti, ma si affidò all'amministrazione scegliendo lui stesso i componenti del gabinetto tra personale in servizio. E così si fa. C'è una struttura formata, preparata, esperta, che bisogno c'è di sovrapporre a questa struttura decine e decine di persone che vengono con altre esperienze, con altre professionalità, con altre filosofie. Poi passo ovviamente alla parte clinica. Dal Presidente Spadolini in poi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è gonfiata fino ad arrivare a circa 6.000 dipendenti. Dal 2006 oggi sono aumentati, insomma, questo è l'altro aspetto. Allora, quindi questo è, alla fine, c'è una battuta che voglio ricordare perché ci sono troppe persone che operano in questo campo. Ora, si può concludere che probabilmente il governo otterrebbe migliori risultati se avesse più cura per l'amministrazione pubblica, conferendo i necessari poteri agli organi che lo rappresentano. Si potrebbe infatti richiedere a ciascun prefetto capoluogo di regione di trasmettere ogni 3 mesi alla Presidenza del Consiglio, al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero dell'Interno una relazione nella quale si evidenziano gli interventi svolti e i risultati ottenuti. Dopo le prime risposte si avrebbero gli orientamenti sull'azione che si sta svolgendo e potrebbero essere presi con opportuni provvedimenti, anche sostitutivi, senza che debbano passare anni per accorgersi che il raddoppio del valico Appennino non è stato ancora realizzato e sono passati altri 6 anni. Grazie a voi tutti.
prefetti, ministeri interni, argomenti che stiamo inviando da anni, ma che si bloccano inevitabilmente perché c'è il nostro articolo della Costituzione, l'articolo 81, quarto comma, che se non viene la copertura di queste spese, purtroppo il provvedimento è quella, è quel diniego della prima commissione diventa un emendamento soppressivo. Quindi questa legislatura è contrassegnata, purtroppo, ecco perché a volte dicono ma non state facendo nulla, delle due l'una, o si apre la pozza, ovvero la si tiene come, io credo sia giusto tenerla in periodi di crisi quale quella odierna, che non è solo una crisi italiana, ma una crisi che coinvolge l'intero sistema economico e finanziario dell'Europa e del mondo, sarei dire, è chiaro che le leggi non solo vengono partorite, ma quelle che vengono partorite sono delle leggi, se vogliamo, che non hanno quell'incidenza che in questo momento il Paese deve avere. Quindi di fatto la Commissione Bilancio è diventato, diciamo, il vincolo del procedimento di tutte le commissioni. È vero che la prima commissione ha il compito di dare il parere su tutti gli emendamenti che vengono avanzati nelle altre commissioni di merito, quindi è un lavoro nobile quello che in effetti la prima commissione svolge, però in un periodo di crisi come questo devo ammettere che a volte il nostro lavoro è un lavoro dove, e devo ringraziare tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione, è molto impegnativo, ma le cui finalità purtroppo non riusciamo a volte a perseguire, a vedere, proprio perché vi è un sistema che io ritengo sia necessario. Allora, non mi si può dare rispondere all'altra domanda, cosa c'è dietro l'anno, mi pare di capire che era questa la domanda. Io credo che si è voluto, e qui purtroppo devo fare qualche ammenda, io sono uomo di parte, non sono uomo delle istituzioni, mi sforzo di fare il presidente della prima commissione, cercando di essere il più, diciamo, asettico possibile, e credo di riuscire perché ho avuto la fortuna di presiedere dal 2001 al 2006 e poi dal 2008 a tutt'oggi, credo che continuerò con il nuovo governo, a cui auguro certamente un buon lavoro. Però non mi nascondo che sono un uomo di parte. Perché dico questo? Perché in Italia si è fatto di tutto e di più per cercare un mantello sulle cose che non andavano. Il mantello che l'ha procurato è stato capace di farlo in maniera egregia il Presidente del Consiglio Berlusconi, ma ci ha messo del suo in tutta questa vicenda, quindi nessuno si sottrae alle critiche giuste che provengono non solo dall'Italia ma anche da questo. Detto questo, io non credo che un governo fondato solo esclusivamente su tecnici possa risolvere il problema del Paese. Ho paura, consentitemi anche perché la mia esperienza parlamentare inizia nel 96 e ho sempre goduto di governi politici, ho paura che il governo affidato ai tecnici e solo ai tecnici primo impatterà come una realtà parlamentare, e lo scontro che ci potrà essere tra il governo e il Parlamento può essere ancora più duro di quello che oggi noi viviamo. Secondo, io credo che le ricette che ci verranno date non saranno delle ricette che gli italiani facilmente andranno a digerire. Mi spiego meglio, se qualcuno si deve sporcare le mani, cioè che i partiti politici un giorno ritorneranno a chiedere il voto ai direttori, si rischia che il partito politico preferisce stare un po' alla finestra e far sì che siano i tecnici a sporcarsi le mani e a emettere e fare tutta una serie di provvedimenti di cui il bisogno si ritiene abbia necessità. Io non credo che sia giusto, io credo che ogni parte politica responsabilmente, e forse in un momento come questo una costituente democratica in cui tutti i partiti potevano partecipare, forse un sogno, forse una chimera, però il momento è tale e se lo facciamo unendoci tutti a favore di un governo tecnico non credo perché non è possibile.
possibile farlo a favore di un governo politico, perché poi è giusto chiedere agli elettori il conto se quelle cose dovevano essere fatte per quanto condivisa l'opinione pubblica, probabilmente è giusto che vengano premiati quei politici che lo hanno fatto, o di contro vengono premiati coloro che tenevano che ci volevano altre ricette. Quindi io mi auguro che riusciamo nell'immediato fuori da questo, ai tempi che ci ha dato il nostro Presidente della Repubblica, a cui certamente va l'apprezzamento da parte di tutti per come sta gestendo questa fase. E però i tempi sono i tempi strettissimi, forse necessari anche al momento che è molto delicato, però non vorrei che nei tempi strettissimi si decidessero cose che sono già state decise mesi fa. Ecco, questo sarebbe un grande cruccio per chi fa politica, perché se l'idea di far venire molti è un'idea che il presidente Napolitano ha sentito di portare avanti e lo ha coltivato nelle ultime ore, io credo che sia giusto e necessario che a questo tecnico di grande valore si affianchi anche la responsabilità politica. Mi spiacerebbe sapere o conoscere domani che questo disegno era un disegno già scritto da qualcun altro e poi eventualmente rappresentato al nostro Presidente. Ecco, questo sarebbe una cosa molto grave. A tutt'oggi c'è un dubbio, perché le forze politiche in Italia e anche le forze economiche in questi giorni, in questi momenti stanno lavorando, portano anche a delle considerazioni molto amare. Io ripeto, mi auguro che questo siano solo intenzioni e che invece ci sia una strada maestra e che il Presidente della Repubblica la persegue fino in fondo per il fine, per il benessere, per la nostra povera Italia, povera, perché in questo caso veramente non c'è altro termine che non identificare in questo modo, anche se ripeto, io non sono pessimista, io cerco di vedere sempre un bicchiere da pieno. Io sono convinto che non tanto la politica tecnici quanto gli italiani riusciranno a superare questo momento, e perché l'Italia ha sempre dimostrato dei momenti di operatività che se ce la mette tutta e non si riuscire fuori. Noi siamo un paese che non è povero, è un paese dove si vive bene, si può continuare a vivere bene, abbiamo questi problemi e io credo che questi problemi tutti insieme dobbiamo affrontare. Probabilmente chi ha di più è giusto che dia e chi ha di meno deve essere in qualche modo tutelato, questo è l'auspicio, però ripeto, io mi auguro che le cose possano migliorare. Non so se poi c'è un'altra domanda e poi entro nelle conclusioni. L'altra domanda che mi ha detto, si sta discutendo dell'eliminazione delle province, è vero. Ora non so se il nuovo governo porterà avanti queste iniziative, sono 8 proposte di legge, diciamo che il partito politico che più spinge per l'eliminazione delle province della nostra Carta Costituzionale Italia dei Valori, però si sono accodati altre forze politiche che vorrebbero una riscrittura delle province, quantomeno un ridimensionamento, mettendo dei limiti di territorio e di popolazione. E nell'identificare un numero di 500.000 abitanti, credo che alla fine potrebbero rimanere una trentina di province, però lo spirito che aleggia ormai da un po' di tempo nelle aule della Camera del Senato è che le province sembrano il male assoluto della ricostruzione repubblicana di questo paese. Anche il CLEM, c'è qualcuno che vorrebbe eliminare anche il CLEM. Bene, io non so se sono soddisfatto, chiedi, non dico a fare queste prese, però le devo dire come è giusto dirle, che questi provvedimenti, essendo provvedimenti di riforma costituzionale, hanno poi un lasso di tempo che consentiranno a lei e ai suoi elettori e a tutta la provincia di Ancona della sua residenza. Bene, allora adesso parliamo del libro. Io mi associo a quello che ha detto Massi, io non conoscevo lo scrittore d'altro di Cristiano. Quando mi è stato chiesto di partecipare a questo incontro per commemorare il pensiero
pensiero dell'opera, mi sono quindi innanzitutto premurato di capire chi fosse. Le notizie che vi ho raccolto hanno suscitato dapprima la mia curiosità e poi un crescente interesse. Si è stagliata davanti ai miei occhi la figura di un intelligente, appassionato, operoso, leale servitore dello Stato, quale tutti auspichiamo e confidiamo che l'Italia abbia in gran numero più tardi. Questa sera qui, al di là dei rapporti di amicizia e di stima, possiamo veramente contare su tanti servitori dello Stato che hanno la stessa passione, che hanno la stessa intelligenza. Però il valore di altro buon cristiano non è solo quello dell'ottimo alto funzionario dello Stato, del gran comico, come si dice, che presta il suo servizio per l'amministrazione pubblica nel segreto delle stanze del potere, restando ignoto a quanti non abbiano l'avventura di conoscerlo nel lavoro. Mentre svolgeva le sue delicate funzioni istituzionali, buon cristiano rifletteva a partire dalla sua prospettiva d'eccezione sui vari profili dell'organizzazione dello Stato, di questa macchina straordinariamente complessa, della quale egli, in ragione dei numerosi e sempre più elevati incarichi, visti immediati, conosceva più di molti meccanismi. Commenti, riflessioni e memorie sono state poi da lui affidati a scritti diversi, luoghi o brevi interventi. Aveva l'attitudine all'analisi, alla riflessione, alla memorialistica. Nel contempo, come emerge proprio dalle memorie dei tempi di lavoro, aveva il piglio della potenza di decisione che si chiudono a ruolo preferenzio. Per farsi un'idea di chi fosse buon cristiano e di quale testimone sia stato, bisogna scorrere il libro Ricostruire lo Stato, ma che riprende in gran parte questo libro il precedente 50 anni nel palazzo del governo di Minale, che è un testo del 1998. Il libro, costruito a partire dalla memoria dell'autore, delinea sullo sfondo 50 anni di storia del Ministero dell'Interno e indirettamente anche la storia della nostra Repubblica. Il racconto comincia con il giovanissimo dottor Buon Cristiano, che all'indomani dell'annuncio dell'armistizio dell'8 settembre 1943, neanche 24enne, e dopo aver già fatto esperienza dall'ufficio studi della Banca d'Italia e come consigliere del Ministero delle Finanze, si presenta al Ministero dell'Interno per prendere servizio come vice consigliere in prova. Lavora prima alla prefettura di Roma, poi all'ufficio studio del Ministero. Dal 49 al 55 in capo della segreteria e direttore dell'ufficio coordinamento della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza. Seguono in quegli anni in carico di crescente importanza e responsabilità fino a breve servizio prestato come capo del cerimoniale presso il gabinetto del Presidente del Consiglio Antonio Segni nel 1955 e al successivo lungo incarico di vice segretario generale dell'Alto Commissario della Sanità. Nel 58, con la soppressione dell'Alto Commissariato e la costituzione del Ministero della Sanità, Buon Cristiano è chiamato presso il gabinetto del Presidente del Consiglio Fanfani, dal quale riceve l'incarico di curare le procedure elettorali relative alla costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione, alla quale poi non si addivenne il resoconto di quella di Vicenza, ancora relativa morale, si legge piacevolmente nei volumi che ho citato. Sempre nell'ambito del gabinetto Fanfani, Buon Cristiano dirige poi l'ufficio per i partigiani, che coadiuvava una commissione d'appello costituita presso la presidenza per decidere in secondo grado rispetto a 13 commissioni regionali chi potesse fregiarsi della qualifica di partigiano, cui la legge aveva concesso una serie di benefici. I fascicoli da esaminare furono circa 2 milioni e anche qui è interessante leggere i ricordi di Buon Cristiano riguardo a quell'esperienza. Dal 60 al 69 Buon Cristiano lavora poi presso la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, chiamato dal nuovo capo della polizia, il prefetto di Milano, Icari. Scrivendo di quegli anni, Buon Cristiano osserva che l'altro dei principali avvenimenti che sconvolsero l'Italia tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 non furono avvertiti in tutta la loro gravità da chi aveva la responsabilità dell'ordine pubblico del paese. In particolare, Buon Cristiano ricorda la poca considerazione in cui fu tenuta a
e in particolare sulle formazioni extraparlamentari estremisti di destra e di sinistra, il rapporto alla cui stesura aveva lavorato lo stesso Bon Cristiano doveva restare riservato alla diretta di dominio pubblico attraverso i giornali e provocò un vero e proprio puniferio politico. A questa vicenda Bon Cristiano ha dedicato un breve interessante memoriale. Nel 69 nominato prefetto, con prima destinazione a Matera e questa veste segue le prime elezioni regionali. Dal 70, anno dell'istituzione delle regioni a statuto ordinario, al 77 è stato commissario del governo presso, prima in Basilicata come prefetto di Potenza e poi in Toscana come prefetto di Firenze. L'ultimo incarico di Bon Cristiano prima del collocamento a riposo fu la responsabilità della direzione generale dell'amministrazione generale per gli affari del personale, dal 77 all'84, anno del collocamento a riposo. In seguito Bon Cristiano presidente numerose commissioni di studio, ad una sua intuizione si deve all'altro, come ha ricordato il prefetto Pecoraro, la creazione della scuola superiore del Ministero dell'Interno, preposta alla formazione dei prefetti e di altri funzionari dello Stato. Ho detto che Bon Cristiano fu tra l'altro un prefetto operativo sul territorio e commissario del governo. In un suo memoriale ricorda che nei primi anni i commissari del governo non ebbero un punto di riferimento per il loro lavoro e rimasero senza direttive dal governo. Parlando delle commissioni regionali, il controllo osserva che la loro attività avrebbe potuto essere di grande utilità in quanto essero tenute a leggere tutte le delibere regionali, ma uno spirito autonomistico di utilizzo a suo giudizio in modo esasperato indusse a limitare la lettura degli atti regionali e a non considerare che il problema principale non era il controllo, ma la reciproca conoscenza tra Stato e Regioni e le attività comuni per un lavoro di coordinamento. La necessità di riformazione centro la libreria e viceversa, non da Bon Cristiano, non ha trovato ancora molti sostenitori in Italia. Mi pare che questa sia una considerazione molto condivisibile. In un'intervista del 2005 Bon Cristiano deplora quello che chiama l'abbandono degli affari regionali da parte del Ministero dell'Interno, sottolineando come questo avesse i quadri centrali e l'organizzazione periferica dei nodi per una valida attuazione dello Stato regionale. A suo avviso, per l'amministrazione è essenziale il collegamento informativo tra centro e territorio e questo può essere efficace solo se realizzato mediante una struttura amministrativa unitaria. Secondo Bon Cristiano, questa struttura dovrebbe essere il Ministero dell'Interno, mentre andrebbe evitata la dispersione dei rapporti con le regioni tra uffici diversi, perché questo genera confusione. Il Ministero dell'Interno a sua volta dovrebbe avere la massima cura nella selezione dei prefetti destinati alle sede locali e lui diceva dove avrà un prefetto valido si accenderanno le luci tra centro e periferia, dove avrà un prefetto inerte le luci rimarranno spente. Dobbiamo farci riflettere tanto più oggi che la trasformazione dello Stato in senso federale iniziata nel 2001 con la riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione e proseguita in questa legislatura con il federalismo fiscale, ha delineato un nuovo rapporto tra lo Stato centrale e i territori, un rapporto in cui lo Stato centrale non è più in posizione gerarchicamente dominante, ma ha comunque bisogno di svolgere la sua funzione di garante dell'unità nazionale di una chiara rappresentazione di quanto avviene sui territori. I prefetti sono una delle più antiche forme di presenza dello Stato sul territorio. Essi hanno da sempre la responsabilità di rappresentare lo Stato in modo unitario nelle diverse realtà locali, al punto che si è finito per vedere in loro la lunga mano dello Stato centrale. Per questo, negli ultimi 10 anni, anni che hanno visto l'espansione delle autonomie territoriali, la figura del prefetto è stata messa qualche volta in discussione, in quanto nel prefetto si è condensato il simbolo della concezione centralista dello Stato in via di superamento. I prefetti hanno però saputo innovare il proprio ruolo nel sistema, reinterpretarlo nel quadro del mutato assetto istituzionale. In questo rivolgimento istituzionale, tuttora in fieri,
il nuovo prefetto immaginato dal buon cristiano, non più lungamanos del potere centrale, ma tramite unitario dello scambio di informazione del centro della periferia, è una delle figure sulle quali, a mio giudizio, vale la pena ancora di riflettere seriamente. Grazie alle autorità, grazie a tutti voi che avete accolto l'invito in un venerdì pomeriggio, che siete veramente tanti, grazie ai relatori, ma soprattutto ci lascia un po' una speranza, che è quella innanzitutto della politica, dirlo un po' con grande Papa Paolo VI, torni ad essere la parola comunità cristiana. Per i funzionari dell'amministrazione dello Stato che diano una mano perché questa nostra nazione diventi migliore, ma soprattutto veramente ragione il prefetto di Roma, Aldo Buoncristiano è un punto e un mito dei nostri tempi. Grazie e adesso a Giovanni Legnini, senatore Legnini, che ha superato lo scoglio, facciamo fare un saluto velocissimo, superato lo scoglio parlamentare, lo scoglio del traffico incessante che si incontra nella città di Roma. Gli diamo per un minuto un saluto conclusivo, vi chiedo scusa alla ragione, non per il ritardo, se avessi dovuto, quando abbiamo parlato con Luciano Piero, scegliere, consigliare di scegliere un giorno e un titolo come quello del costruiamo Stato per questa bellissima manifestazione e presentazione, ricordo di altri artisti, probabilmente non sarebbe stato questo, ricostruire lo Stato. Avrei voluto dire tante cose perché la lettura di questo libro mi ha appassionato, l'ho raccontato a Piero quando lui mi fece l'omaggio di questo volume. Io l'ho detto in qualche mese la cosa da leggere, poi me lo portai in vacanza, mia moglie mi disse ma un libro di questo tipo in vacanza che c'era l'anno scorso, lo lessi tutto di un fiato, si traggono, ne avete parlato diffusamente, si traggono moltissimi insegnamenti, moltissimi messaggi di attualità, penso a alcune pagine straordinarie sulla protezione civile, per esempio, sulla riforma, la crisi del sistema di protezione civile, eccetera. Penso al rapporto dei funzionari, dei tecnici, della grande alta dirigenza pubblica con i governi tecnici, Presidente Bruno. Cioè, non era neanche tanto tecnico, diciamo, quel governo, il governo Nini, ma insomma nel 95, una delle ultime pagine, ma lì si comprano degli spunti molto, molto interessanti per l'oggi. Comunque un insegnamento da parte di un grande servitore dello Stato che ci comporta, che dovrebbe comportare i cittadini nel ritenere che noi viviamo in un sistema democratico saldo, solido, dove appunto l'attività, la generosità, la dedizione, lo spirito di servizio di moltissime persone che lavorano per lo Stato e per lo Stato ci garantiscono tutti. E infine, una battuta soltanto, conclusiva, parlo come conclusione del Presidente Bruno, non mi sarei permesso, ma insomma, una battuta conclusiva, mi ha molto incuriosito, da allora ne parlo diffusamente in molti colloqui privati e pubblici, nel leggere questo libro, la riflessione sui prefetti, sulla figura, sul ruolo, sulla funzione del prefetto dal dopoguerra ad oggi, ma soprattutto per il futuro. Il Presidente Bruno, cioè il prefetto di Roma, sanno molto meglio di me che per troppi anni si è discusso, a volte a sproposito, sull'abolizione della istituzione prefettizia. Questo argomento non c'è più e non ci deve essere più. Anzi, sia che si esamini questa problematica, la figura, la funzione, la missione di questo grande intermediario tra lo Stato centrale e i territori, tra lo Stato centrale e le forze di polizia, tra lo Stato centrale e i cittadini, sia che la si esamini nell'ottica federalista di questo periodo, sia nell'ottica della ristrutturazione dello Stato, per esempio la mia parte politica ritiene che bisogna per
intervenire in un contesto come quello che stiamo avendo, una forte ristrutturazione della rappresentanza periferica dello Stato, nel senso della concentrazione delle funzioni ministeriali periferiche presso le prefetture sotto la guida del prefetto, sia che appunto lo esercitano sotto altri punti di vista, la funzione, la missione del prefetto è attualissima ed è garanzia di presenza dello Stato, di funzionamento dello Stato, è garanzia per i cittadini. In fondo i cittadini, quando hanno fatto il giro delle autorità locali o di qualunque altra autorità, alla fine pensano adesso vado dal prefetto. Ecco, questa cosa è garanzia per i cittadini. Aldo Cristiano è stato un grandissimo servitore dello Stato, grazie ai loro figli perché ci consentono di conoscere la sua figura, la sua opera. Ho potuto notare molti colloqui, il suo ricordo anche qui in provincia, in periferia, è ancora molto forte e molto vivo. Grazie ancora. Mezza giornata, mio padre, il minimo avere un piccolo ricordo. Grazie.